Salve, bentornati al mio corso di violino jazz. Allora, vi volevo dire, praticamente nell'ultimo video che abbiamo fatto, abbiamo introdotto il discorso delle quadriadi e diciamo, dell'inizio, della partenza anche da note diverse, quindi non sempre per esempio sul do minore, invece di partire sempre dalla fondamentale, quindi partire magari dalla terza, eccetera, o dalla quinta o dalla settima, eccetera, eccetera. Ora vi volevo introdurre in un altro argomento. Allora, intanto volevo dire praticamente che potete anche farlo in senso, l'abbiamo fatto in senso ascendente, lo potete fare anche in senso discendente, ad esempio, invece di partire dalla fondamentale, partiamo dalla settima. Dipende dagli accordi, poi. E poi, alla fine di tutto questo lavoro, facendolo in maniera meccanica, quindi su ogni accordo partire da una nostra scelta, quindi dalla quinta in senso ascendente o in senso discendente, partiamo dalla terza in senso ascendente o in senso discendente, sempre con le quattro note, ovviamente. E una volta fatto tutto questo, diciamo, possiamo definirlo questo, possiamo definirle permutazioni. Quindi permutazioni perché cambiamo, l'ordine, diciamo, di queste note. L'obiettivo finale poi è quello di essere un pochino più liberi nella nostra improvvisazione. E infatti io vi consiglio comunque di mantenere sempre una piccola parte del vostro studio a questa libera, come dire, a questo mischiare, cioè mischiare anche questi approcci, quindi una volta ascendente, una volta discendente, non lo so, parti dalla terza, parti dalla fondamentale, parti dalla quinta, cioè non ci diamo una regola, diciamo, fissa, perché questo vi aiuta a non essere sempre, a non far andare sempre l'orecchio nello stesso punto, perché altrimenti diventerebbe una cosa meccanica, cosa che noi assolutamente dobbiamo evitare. Allora, facciamo un esempio pratico, così vi do un pochino più l'idea di quello che sto dicendo. E quindi con queste permutazioni e con questa alternanza di questi approcci. Quindi una volta la quinta, una volta la settima, una volta... E già potete costruire un solo, come vedremo. Thank you.
Ok, alla fine ho messo qualcosa in più, però era giusto per farvi un attimino l'idea. Quindi, diciamo, l'obiettivo è questo di andare a modificare e comunque a creare sempre varietà in quello che si fa. Questa è una cosa molto importante, quindi le permutazioni sono una cosa fondamentale anche per discorsi che poi andremo a sviluppare più avanti. Qualcuno mi ha chiesto anche sulla tecnica del violino jazz. Io dico che non mi soffermerei tanto adesso in questa fase nella tecnica. Se volete sviluppare un pochino la tecnica del jazz, io vi consiglio di iniziare a tirare giù dei soli, diciamo di qualcuno che voi preferite, non so, che ne so, Charlie Parker ad esempio. Io ho iniziato con lui, anche se è un po' ostico per certi versi, e tirare giù anche semplicemente copiarlo, cioè imitare il suo modo di suonare e iniziare a capire la sua pronuncia, quindi anche magari cantando il suo solo, anche una piccola parte, mi rendo conto che non è facile, e poi cercando di imitarlo con il violino. Questo vi sviluppa molto la vostra capacità anche della pronuncia e dell'arco. E comunque faremo anche dei lavori specifici. Va bene, buon lavoro ancora. E buone cose.